Buonasera, sono Laura Antichi, vi voglio presentare Google Meet, utile in ambito professionale e didattico per avviare riunioni virtuali o erogare lezioni a distanza a cui possono partecipare contemporaneamente 250 persone in massimo. Allora vado nella finestra. E mi trovo a Meet, ricordandovi che comunque Google Meet fa parte di G Suite Education, e quindi bisogna avere questo abbonamento. Apro Meet, mi dice partecipa a una riunione o avviala. Mi dice che posso inserire il codice o il nickname della riunione oppure lasciare libero corona virus, io lo metto. Ecco, continua. Ok, mi dà accesso ora a questa bacheca e ho la possibilità qui di vedere il mio audio e il mio video, se tutto funziona, e partecipo alla riunione. Partecipo alla riunione. Ok? E si apre una finestra. Da questa finestra è possibile avere l'indirizzo della riunione che possiamo inviare ai nostri studenti, oppure possiamo aggiungere gli studenti o i docenti attraverso proprio attraverso il nome oppure l'email. Ok. Nella interfaccia è presente di nuovo qui nel titolo coronavirus della stanza, nelle solite informazioni di prima. Quindi l'indirizzo e la possibilità di copiare le informazioni di partecipazione. Ok, poi è presente il microfono che posso attivare o disattivare quando il studente, docente o partecipante non parlano, è meglio consigliare loro di spegnere il microfono. Questa è il comando per abbandonare la chiamata e questo comando per attivare o disattivare la fotocamera, come vedete, attivare o disattivare la fotocamera, l'attivo. Poi qui sotto abbiamo pulsante di presentazione che attiverò tra un attimo, i tre puntini che mi permettono di modificare il layout, di vedere a schermo intero, di attivare i sottotitoli. Non è consigliato perché il parlato viene tradotto in inglese e malamente. Poi abbiamo le impostazioni ancora sul microfono e il video. Poi, ecco, altre informazioni, abbiamo una guida e così via. In alto, prima di tutto, andiamo a vedere le persone che sono dentro questa stanza. In questo momento ci sono solo io. Abbiamo la possibilità di aggiungerle anche da qui con invita, inserendo il nome e la mail. Abbiamo la possibilità di una chat utilissima per interagire con i partecipanti, e i partecipanti possono lasciare commenti o valutazioni. Questo è anche questo molto interessante. Poi posso con Presenta ora condividere lo schermo intero oppure una finestra. Condividiamo una finestra, devo averle aperte sotto queste
mie finestre, quindi diventano visibili, faccio condividi e come posso fare presentando delle slide o presentando dei documenti o qualcosa. Mi dici che sto presentando a tutti, interrompo la condivisione, ok, chiudo l'applicazione e ritorno nell'interfaccia. Quando voglio terminare questa conferenza, cliccherò su Abbandona la chiamata qui in basso. È una nota dolente è che purtroppo le registrazioni, come vi dicevo prima, sono possibili con G Suite Enterprise, G Suite Enterprise for Education. Quindi bisognerà per registrare questa stanza e quello che avviene in essa, utilizzare altre applicazioni di registrazione. Buonasera.